tell me you're sorry. Giuseppe Pandieri, l'importante è avere un nome, già perché sia Leon Dinkel che Hans-Peter Müller non sono quello che dicono di essere. Esatto, e tutte e due hanno un mistero sotto, no? Che pian piano viene svelato. Tutte e due li riporta, questi ricordi, questo mistero, li riporta all'infanzia loro. Sono due infanzie diversissime, vissute in modo diverso, però tutte e due che hanno avuto questo impatto straziante, perché straziante sia per lui che ha dovuto uccidere, sia per me che ho subito l'uccisione di mio padre. E alla fine si capisce che tutto sommato c'è anche, al di là di tutto, anche una sintonia umana tra i due, a parte chiaramente la disapprovazione per quello che è il nazismo e quello che ha fatto anche lui, eccetera. Però capiamo che sotto sotto tutte e due hanno dei momenti umani che li avvicina. Carlo Greco, salve. Nota stonata, un Kammerspiel racchiuso nello spazio di un camerino di teatro che però poi si allarga a 40 anni prima, 45 anni prima circa. Lui purtroppo è un uomo che con la carriera era riuscito a diventare famoso e ad avere potere, e quindi questo lo aiutava a superare quella sua fragilità, ma in effetti Müller è un bambino vulnerabilissimo, fragilissimo, non era per niente, non aveva ereditato nulla dalla scuola del padre. È vero quando lui dice l'ho fatto solo per non deluderlo, ma lui non era assolutamente, non condivideva assolutamente. E la lezione che Dinkelbach dà alla fine è una lezione che lo fa, diciamo, redimere dell'errore che aveva fatto, e cioè quello di disobbedire.